Francesca Zari e Caterina Figaia, dopo spettacolo, le notti bianche, qui al Teatro Emil Giovone di Formia. Iniziamo da subito. Allora, un'opera grandissima di Dostoevsky, reinterpretata grazie alla danza, alla musica del violoncellista Pesco Solito. Come siete riusciti, attraverso la danza e quindi senza parole, ma soltanto con i movimenti, comunque a far seguire un filo conduttore e a far capire la storia anche a chi magari non aveva letto il romanzo? Questo mi sembra l'aspetto più complicato di tutto. Posso partire io? Parti pure, va. Innanzitutto questa è una collaborazione, una coreografia firmata a due mani. Questo è un fattore molto importante perché normalmente difficilmente si riesce a lavorare con qualcuno, si tende sempre a monopolizzare. Invece questa è stata la forza per poter mettere in scena questo lavoro, proprio perché in due, le idee di due persone, ci siamo trovati d'accordo praticamente su tutti gli aspetti, no? Sulle cose che ci hanno colpito nel romanzo, come rappresentarlo. Quindi questa è stata la chiave, diciamo. Qualcuno sentivo tra il pubblico, i commenti dicevano lui piange davvero. Piango davvero, oppure... nello spettacolo piango davvero, perché... I vostri movimenti rendono molto gli stati d'animo, no? Certo, anche perché dobbiamo esprimere comunque dei sentimenti e quindi con il corpo, dobbiamo, non solo con la parola, infatti in questo caso col corpo, dobbiamo esprimere. Il pianto è il pianto vero perché il dramma del romanzo comunque doveva entrare nel cuore di tutti e il pianto in ogni caso è proprio vero. È ammirevole il fatto che sia un uomo a piangere, dove, no? Di solito gli uomini non piangono. Esatto. Ed è la donna a dover scegliere. È anche bello perché è una storia molto semplice, alla fine è certo. Molto comune, no? Quando si ama più di una persona. Come mai Dostoevsky? Perché ci ha colpito innanzitutto la storia e la scrittura, come è stato molto scritto. Molto attuale, dall'altro, no? Come storia. Sì, beh, ovvio, sì, è attuale, cioè non è che cambia qualcosa, che sempre queste storie sono, diciamo, tutti i giorni. Ma forse perché anche il fatto del richiamo del periodo, il periodo in cui è stato scritto e quindi, non lo so, forse la fama di questa persona... come scrittore e non solo, forse anche il nome Dostoevsky ci ha colpito molto, diciamo così. No, è comunque un classico della letteratura e è importante comunque riuscire a mettere in scena cose così importanti. Ecco, questo connubio tra musica, danza e letteratura, azzeccato, no? Certo, è tutta arte. Un'altra mia... curiosità, tra virgolette, scelta delle musiche, sono già una domanda che vi è stata fatta, sì. E anche questa scelta di mettere i violoncellisti in scena, no? A sì. Un lato del palco, come mai? Allora, la scelta della musica è stata, diciamo che c'è stato un aiuto di un nostro carissimo amico Domenico Lorello, e è stata una collaborazione molto interessante perché a noi abbiamo spiegato più o meno le coreografie e lui con questo intuito artistico ha cercato di darci dei pezzi, ovviamente inerenti anche a tutte le coreografie e quello che comunque volevamo dire. Il discorso invece di Marco Pesco Solito, voglio citare anche il nome del violoncellista, perché la musica dal vivo in ogni caso è qualcosa di speciale e quindi il violoncello, forse perché per me e credo anche per te Caterina, è uno strumento comunque meraviglioso. Completo, quindi anche poi, per la danza. La scelta delle musiche diciamo, classiche, Bach, in tutti i miei spettacoli comunque uso sempre Bach, adoro Bach, e suonato così, e sì, bella, vivo, molto meraviglioso, dà un'altra intensità, poi il teatro, la bellezza del teatro è dal vivo, se potessi usare tutte le volte. Qualcuno dice che è la bella copia della fiction, nel senso che effettivamente è così, no? Quello che tu normalmente vedi in televisione invece al teatro lo vedi vero. È vero, no? È molto vero. Ed è anche difficile trasmettere in qualche maniera anche la sensazione, difatti ritorno al discorso del pianto, c'è stata una grandissima concentrazione per riuscire a venire fuori come persona comunque sconvolta e delusa da questo, diciamo, dalla mia amata che comunque in qualche maniera ha voluto riprendersi il suo compagno e quindi tirare fuori coraggio.
Sì, la scena della scelta è bellissima, no? Quello, con tanti personaggi in scena, lei non sa chi scegliere. Ebbene. Alla fine ha scelto la strada più facile, non ha scelto il sognatore, si è un po' tarpata le ali, infatti insomma alla fine la sposa rappresenta comunque invece della la chiusura, no? Sì. Anche questi cambi d'abito delle altre tre ballerine. Il fatto che sì, della trasformazione, no, tra virgolette, della strada che va avanti. Loro rappresentano le quattro lotti. Le quattro situazioni, certo, ha cambiato l'abito, comunque le notti erano diverse, anche lì sensazioni diverse, musiche diverse, coreografie diverse. Comunque, una bella, diciamo, un bel ensemble di cose. Quanto tempo ci avete messo per costruire lo spettacolo? Il primo passaggio che abbiamo montato, quello di Bach, l'abbiamo montato in due giorni. La prima volta che abbiamo danzato insieme sembrava avessimo danzato da sempre. È vero. È stata una bellissima sensazione. E da lì siamo partiti da questo passo da 2. Da questo passo 2, che non era nemmeno la musica di Bach. Sì, no, era questo. Era già la musica di Bach. Okay. E da lì poi abbiamo costruito il resto anche magari separati, io a Carrara. E io qua a Itri, perché vivo a Itri. Questo fa capire comunque anche le distanze, le difficoltà. Per poter creare un lavoro, avere un mese di tempo in un teatro. Uno spazio, poter, però purtroppo non si può. No. E quindi sì. Però ci siamo riusciti. Progetti futuri, so che Francesco viene da una bellissima esperienza con la grande belletta di Sorrentino. Sì, una bellissima esperienza. Io ora questo fine settimana faccio una. Dico una cosa che. Ce n'è un altro, però non dico il film. Avrò un'altra sorpresa. Il film di Sorrentino è una bellissima esperienza che mi ha comunque arricchito anche. L'unico a Cannes italiano. Sì, non ha vinto, però comunque ha avuto molti consensi. A me è piaciuto moltissimo perché ho trovato delle persone meravigliose. È stata una bellissima esperienza che comunque mi ha regalato grandissime emozioni anche questa. Progetti futuri, magari anche insieme, perché no? Progetti futuri, intanto la nostra amicizia e il nostro amore per l'arte, questo è il nostro futuro. Quello che verrà sicuramente nella nostra strada, vediamo. Noi ci proponiamo, noi siamo persone che ci piace trasmettere, ci piace fare questo lavoro, perché per noi non è nemmeno un lavoro, è una passione, quindi le passioni vanno comunque coltivate e bisogna comunque portarle avanti sia per noi e per il pubblico. Noi ringraziamo voi di essere stati qui al Teatro Remigio Paone 3 e 4 giugno, Le Notti Bianche. Grazie a voi.